buonasera a tutti. Stasera con la lettura di questa sera si rifà un viaggio nella nostra infanzia, perché infatti questa serata intitolata Poesiando, siamo andati un po' a ricercare le poesie che ci sono rimaste nella testa da quando ce le facevano studiare a scuola, quando magari era un sacrificio impararle perché non si capiva il senso della poesia. Ora invece che siamo un po' cresciuti si apprezzano di più per il senso, per quello che volevano dire, per tutto il valore che avevano queste poesie. E stasera appunto vogliamo rifare questo viaggio a ritroso della nostra infanzia. E prima di passare poi subito la parola a Pierluigi per dare avvio alla serata, volevo ricordare, siccome è un'iniziativa che abbiamo spostato varie volte per vari motivi, che domenica prossima ci sarà finalmente lo spettacolo teatrale, ecco, che si intitola Gocce di allegria, pillole d'allegria. Abbiamo una serie di sketch comici che sicuramente vi divertiranno. Quindi domenica alle 16 ci sarà questo spettacolo. Passo subito la parola a Pierluigi per dare inizio a questa serata. Bene, buonasera, buonasera, benvenuti a tutti. Questa iniziativa chiude la prima parte invernale dei nostri incontri e si è voluto fare questo argomento, affrontare questo argomento, perché è un argomento che sta nel cuore a tutti. Tutti abbiamo nel cuore una poesia, tutti abbiamo nel cuore un ricordo letterario, diciamo, e poetico, anche se in certi casi è solamente una piccola poesia, ma che ci è rimasta nel cuore, ci è rimasta nella mente, anche perché le cose che noi abbiamo registrato da piccoli, da giovani, ci sono rimaste, e come è noto, magari quelle un po' più di ieri sera stentiamo qualche volta a ricordare. Quindi è giusto rimettere in moto i nostri meccanismi affettivi e i nostri meccanismi della memoria così stare insieme. Quindi, come sempre, il pubblico è formato dalle lettrici, i lettori, il pubblico vero, in un amalgama felice. Quindi ogni tanto uno si staccherà, una si staccherà e andrà a leggere una poesia o a recitare una poesia. Quindi siamo in perfetta sintonia con quello che dovrebbe essere un centro socio-culturale come è questo della Lunga Gioventù. Noi abbiamo fatto una selezione, abbiamo detto ai nostri lettori, alle nostre lettrici, abbiamo detto: scegliete una poesia, due poesie. E quindi noi, come si conviene, poi l'abbiamo incolonnate, abbiamo incolonnate in una certa maniera, separate, alcune sono messe insieme, e contemporaneamente noi faremo vedere, oltre a dire due paroline, ma proprio due paroline, una nota piccola sull'autori, che poi si ripetono, no? Se Pascoli si ripete, Carducci si ripete, o Leopardi si ripete. Una prima volta due note sull'autore. E poi i declamatori, i lettori della poesia, se vogliono aggiungere un qualcosa che loro sanno del significato del loro pezzo, lo possono tranquillamente, nella concisione, diciamo, del tempo, lo possono anche fare. Quindi noi alterneremo queste secondo una scaletta, una regia che voi avete, anche alcune di voi. Poi c'è Andrea
che si presta, come sempre in queste occasioni, di fare il butta dentro, no? Il butta fuori, il butta dentro nel palcoscenico, avendo tutta la scaletta e avendola curata insieme, questa scaletta, sa bene qual è il momento, quali sono gli avvicendamenti dei lettori e delle lettrici, e quindi ci sarà questo. Contemporaneamente Alberto, che qui ha preso passione con questo compito piacevolissimo del pilotaggio del comunichiamo attraverso la parola, ma facciamo vedere anche di volta in volta la figura che è l'autore di questa, della poesia che si sta declamando, così senza nessuna particolare pretesa. Alcune foto saranno piccole, lui cercherà di allargarle, insomma si farà come sempre, si fa le cose alla buona tra di noi, ma con la qualità, possibilmente con la qualità. Non dire si fa tanto alla sciamannona, come dicevano un tempo, no, deve essere una cosa rispettosa del pubblico e rispettosa di quelli che salgono il palcoscenico. Io ho il compito di iniziare una cosa piuttosto ardua, iniziare una lettura. E siccome in questi tempi avete visto è molto fortunatamente rivenuto in evidenza il problema di salvare la terra, gli elementi che compongono la nostra vita, io vorrei leggervi, scusandomi anticipatamente perché è una lettura che si rifà al un volgare umbro, scritto però da San Francesco, il Cantico delle Creature. Io cercherò di immedesimarmi nel volgare umbro in cui è stata scritta da Francesco nel 1000, intorno all'anno in cui è morto, poco prima, 1226, il santo poverello ha scritto questo cantico. Il cantico delle creature. Altissimo onnipotente buon Signore, tue so le laude, la gloria e l'onore tonne benedizione. A te solo, Altissimo, se confane nullo omo e ne digno te mentovare. Laudato sii, mi Signore, con tutte le tue creature, specialmente me sorlo frate sole, lo quale è iorno e t'allumini noi per lui. Et bello, et ello è radiante, con grande splendore, de te Altissimo porta significazione. Laudato sii, mi Signore, per sola luna e le stelle in cellula e formate clarite, preziose et belle. Laudato sii, mi Signore, per frate vento e per aere e nubilo e sereno e tonne tempo, per lo quale alle creature tue dai sustentamento. Laudato sii, mi Signore, per sora acqua, la quale è molto utile et umile e preziosa e casta. Laudato sii, mi Signore, per frate fuoco, per lo quale ennallumini la notte, et ello è bello, e iocondo, e robustoso e forte. Laudato sii, mi Signore, per sora nostra madre terra, la quale ne sustenta e governa e produce diversi frutti, con coloriti fiori ed erba. Laudato sii, mi Signore, per quelli che perdonano per lo tuo amore e sostengo infirmitate e tribulazione. Beati quelli che il sosterranno in pace, che a te Altissimo siranno incoronati. Laudato sii, mi Signore. Bene, allora dopo questa è la volta
di una poesia di Giovanni Pascoli, sappiamo tutti perché l'abbiamo studiata a scuola, è nato a San Mauro di Romagna, è un romagnolo, nel 1855, quindi già a metà del secolo XIX. E quando poi muore il suo babbo, lo sapete, no? La Cavallina stessa si rifà a quel delitto, uccidono il padre con una fucilata, uccidono il padre. E dopo poco, un anno, muore anche la mamma e poi anche un fratello, quindi una vita drammatica. E poi si trasferiscono praticamente in Toscana. Questo quindi si avvicina a quel tempo, si avvicina al socialismo, viene arrestato, poi si stacca dalla politica dopo questa esperienza e si dà all'insegnamento. Ed è tra quelli un po' decadentisti, un po' pessimisti, che vedono sempre il bicchiere un po' mezzo vuoto. Comunque è una persona di grande cultura e si stabilì a Castelvecchio, a Lucca. Castelvecchio si chiama oggi Castelvecchio Pascoli, proprio appunto per questo. Si stabilì e fece una vita piuttosto ritirata, ma nonostante questo era docente universitario, quindi non è cosa. E la poesia appunto che leggerà Fernanda si rifà appunto a quel delitto che fu consumato invece nella Romagna. Cavallina storna. Nella torre il silenzio era già alto, sussurravano pioppi di riosalto. I cavalli normanni alle loro poste, frangella biada con rumor di croste. Là in fondo la cavalla era selvaggia, nata tra i pini sulla salsa spiaggia, che nelle froge avvierne ormai gli spruzzi ancora e gli urli negli orecchi aguzzi. Con sulla greppa un gomito, da essa era mia madre, che gli dicea sommessa: «O cavallina, cavallina storna, che portavi colui che non ritorna. Tu capivi il suo cenno e il suo detto, egli ha lasciato un figlio giovinetto. Il primo dotto tra i miei figli e figlie, la sua mano non toccò mai briglie. Tu che ti senti ai fianchi l'uragano, tu dai retta la sua piccola mano. Tu l'hai nel cuore la marina brulla, tutta eretta alla sua voce fanciulla. La cavalla volgeva la scarsa testa verso mia madre, che dicea più mesta: «O cavallina, cavallina storna, che portavi colui che non ritorna? Lo so, che tu l'amavi forte, con lui c'eri tu sola e la sua morte. O nata in selve tra l'ondata e il vento, tu tenesti nel cuore il tuo spavento, sentendo l'asso della bocca in morso, nel cuor veloce tu tenesti il corso. Adagio seguitasti la tua via, perché facesse in pace l'agonia. La scarna lunga testa era d'accanto al dolce viso di mia madre in pianto. O cavallina, cavallina storna, che portava colui che non ritorna. Troppo delicati. Oh, due parole egli dover pur dire, e tu capisci ma non sai ridire. Tu con le briglie sciolte tra le zampe, con dentro gli occhi il fuoco delle vampe, con negli orecchi l'eco degli scoppi, seguitasti la via tra gli altri pioppi. Lo riportavi tra il morir del sole, perché udissimo noi le sue parole. Stava attenta alla lunga testa fiera, mia madre l'abbracciò sulla criniera. O cavallina, cavallina storna, portavi a casa sua chi non ritorna. A me, chi non ritornerà mai più,
Tu fosti buona, ma parlare non sai. Tu lo sai, poverina, altri non osa. Oh, ma tu devi dirmi una cosa. Tu l'hai veduto l'uomo che l'ha ucciso, esso che qui nelle pupille fise. Chi fu? Chi è? Ti voglio dire un nome. E tu fai cenno, io ti insegni come. Ora i cavalli non frangella viada, dormian sognando il bianco della strada. La paglia non batté con l'unghie vuote, dormian sognando il rullo delle ruote. Mia madre alzò nel gran silenzio un dito, disse un nome. Suono alto, un nitrito. Bene, bene, dopo questa poesia struggente, perché la mamma sta cercando, perché avete sentito, tu non sai parlare, altri non vogliono, cioè gli uomini, le persone non vogliono parlare, te purtroppo non sai parlare. Quindi passiamo a una poesia di Giosuè Carducci. Giosuè Carducci, anche questo ha gravitato, non solo mentre l'altro è nato in Romagna, questo è proprio nato in Toscana, a Val di Castello, a Lucca, Giosuè Carducci, appunto, ma vive la sua vita per lo più nella Maremma e da questa terra toscana così potente, così forte, che trae anche un po' della linfa per la sua opera, diciamo. E anche lui, docente universitario, grande editore, oltre che scrittore e poeta, in questo caso qui. Lui è schierato un po' più materiale, diciamo, contro il romanticismo, un po' il classicismo. Fra l'altro una sua frase che gli viene attribuita dice: colui che potendo esprimere un concetto in 10 parole ne usa 12, lo ritengo capace delle peggiori azioni. Quindi era preciso, quindi uno è chiacchiera troppo, sarebbe, no? Che uno può dire in 10 parole, dice in 12 vuol dire che è capace di tutto, no? Questa cosa qui. Quindi il pianto antico, appunto, che ci verrà presentato da Guido Melosi, fa parte un po' delle sue opere, ma ce lo dirà Guido, ci dirà qualcosa a questo proposito. Quindi la parola a Guido. Dunque, io volevo dire questo. Pianto antico è una poesia che ha un grosso significato per Giosuè Carducci, perché l'ha scritta a seguito della morte del figlio Dante, dell'età di 2 anni, che c'è questo dolore che lo accompagnerà sempre nelle sue opere posteriori alla morte del figlio. L'albero a cui tendevi la pargoletta mano, il verde melograno da bei vermigli fiori. Nel muto orto solingo rinverdì tutt'orora e giugno lo ristora di luce e di calor. Tu, fior della mia pianta percossa e inaridita, tu dell'inutil vita estremo unico fior, sei nella terra fredda, sei nella terra negra, nel sol più ti rallegra né ti risveglia amor. Ed ora è la volta invece di una poesia di Marino Moretti, altro poeta, diciamo, della seconda metà dell'Ottocento, nato appunto a Cesenatico. Lui era di Cesenatico, il 18 luglio 1885 nasce, appunto. E aveva una caratteristica: pur avendo dimostrato brillantemente fin dal principio degli estri poetici e anche letterari, non aveva voglia di studiare. Poi si dice delle volte, no, quando il figlio ha una voglia di studiare, ora verrà, che fai? Lui non aveva, e fece di tutto per non studiare.
No? Ciò nonostante riuscì comunque, perché si laureò, riuscì con grande fatica intellettuale a compiere comunque gli studi. E andò anche, fra l'altro, non fu preso dal coso, fu preso dall'esercito, ma comunque volle andare come elemento, come giornalista, alla Croce Rossa al fronte della Prima Guerra Mondiale. E poi riandò invece nelle retrovie, andò a Roma sempre come giornalista della Croce Rossa. E qui fece amicizia con un nostro concittadino, Federico Tozzi, lo scrittore, divennero molto amici. Era considerato un poeta crepuscolare, quelli verso sera, no? Come il nostro giornalino, e si disse l'altra volta, il Vespro, no? Verso sera, verso un po' tristi sotto certi aspetti, ma che traccia certi ambienti, un pochettino c'è l'ambienti un po' più di campagna, più riservati, più piccoli, non a caso attraverso, si esprime molto bene anche attraverso la scuola. E muore pure a Cesenatico nel 1979, quindi recentemente, non è che è proprio molto recente. E la poesia, appunto, che ci leggerà Graziano Poggiolini, è appunto di Marino Moretti. Prego, Graziano. Oh Poggiolini, lo rivedo ancora con quel suo mite sguardo di fanciulla. E lo risento chiedermi un non nulla con una voce che non so, ma cora. Che cosa vuoi? Son pronto a darti tutto, un pennino, un quaderno, un taccuino, purché tu venga per un po' vicino al cuore che ti cerca dappertutto. Non comparirmi, prego, come sei ora avvocato, chimico, tenente, che cercheresti invano nella mente il mio ricordo dandomi del lei. Sapere non vorrò neppure come passaro gli anni sopra la tua vita. Voglio l'occhiata timida e smarrita che rispondeva un giorno al tuo cognome. Voglio che tu mi renda per un'ora la parte del mio cuore che non pensi di possedere da quei giorni intensi, finché saremo i due compagni ancora. Noi siederemo ad uno stesso banco, riordinando i libri a quando e rileggendo un compito e guardando sul tavolino un grande foglio bianco, il registro, a cui tutti erano diretti quando ci interrogavano gli sguardi. Io lo sapevo a mente, Leonardi, Massari, Mauri, Mengoli, Moretti. Il registro, coi voti piccolini nelle caselle dietro i nomi grandi, tu lo sapevi a mente. Nolli, Orlandi, Ostiglia, Paggi, Poggi, Poggiolini. Dio, che tristezza ricordare questi nomi di ignoti a cui demmo del tu. Nomi che non si scorderanno più, perché in fila così, perché modesti. O Poggiolini, fai tu, che pensi? Forse tu vivi in una tua casina odorata di latte e di cedrina e sguardi e baci ai figli tuoi dispensi. Forse la sera giochi la partita fino alle 10:30 e anche più in là, con la moglie, la suocera e chissà, anche con Poggio Mengoli, la vita. Io, nulla. Quello che fu mio, lo persi in strada facendo, quasi inavvertitamente. E adesso se un foglio e una matita faccio, indovina un po', e faccio dei versi. Ed ora riè la volta di Carducci, di cui abbiamo già detto, e la poesia è per un animale caro alle nostre campagne, il bove. Quindi viene in questa celebrato la sua potenza, la sua docilità, la sua disponibilità. E come si usa sempre dire, avere l'occhio di bue, l'occhio di bove, perché
l'occhio di bove fa l'uomo enormemente più grosso di quello che è, perché se il bove avesse la concezione della forza che ha, qualche volta ci sarebbero delle discussioni, insomma, con l'uomo che magari lo percuoteva anche per farlo lavorare. Invece è buono perché vede l'uomo enormemente grande, più grande di quello che è. Quindi il bove di Giosuè Carducci, che ci leggerà Angelo De Bernardi. T'amo, pio bove, e mite un sentimento di vigore e di pace al cor mi infondi. Oh, che solenne, come un monumento, tu guardi i campi liberi e fecondi. Oh, che al giogo, inchinandoti contento, l'agile opera dell'uomo grave secondi. Ei ti esorta e ti punge, e tu col lento giro dei pazienti occhi rispondi. E del grave occhio glauco, entro l'austera dolcezza, si rispecchia, ampio e quieto, il divino del pian silenzio verde. Ed ora è la volta di una cosa allegra, diciamo così, che è scritta da Luigi Seiler, un pedagogista che nasce a Milano nel 1825, quindi siamo un pochino più indietro, professore nella scuola secondaria, che è stato anche insegnante a Siena. Oltre che a Milano, Seiler, l'autore appunto della Vispa Teresa, ha insegnato anche alle scuole qui a Siena. Tra l'altro questa Vispa Teresa diviene da una filastrocca anche dal titolo La Farfalletta, che scrisse nel 1850, poi lui muore a Modena nel 1885. Quindi la Vispa Teresa che ci sarà presentata da Lucia. La Vispa Teresa. La Vispa Teresa aveva sull'erbetta... Porca miseria. La Vispa Teresa aveva sull'erbetta a volo sorpresa gentil farfalletta. E tutta giuiva, diceva, gridava a distesa, l'ho presa, l'ho presa! E quella, su su che mi fai male stringendomi le ali. Non sai che anch'io sono figlia di Dio? Teresa confusa arrossì e distorse le vita e la farfalla fuggì. Brava, brava Lucia, brava. Brava Lucia. E ora invece una poesia ci sarà presentata dal nostro presidente, una poesia di Trilussa. Trilussa, stranamente, siccome è uno spirito ironico, uno spirito indomo, diciamo, dissacrante, no? Aveva derivato questo nome, il suo nome Trilussa, che tutti conosciamo, no? Nelle varie cose, è l'anagramma del suo vero cognome, Salustri. Se voi guardate Salustri, lo anagrammate, viene Trilussa. E questo infatti addirittura si chiama Carlo, Alberto, Camillo, Mariano, Salustri. E lui, taglio corto, anagrammò il suo cognome Salustri a Trilussa. È universalmente conosciuto come Trilussa. Quindi un poeta romanesco, ovviamente un poeta dissacrante, soprattutto verso il potere, verso quelli che comandavano, chiunque esso io. E quindi passò un periodo un pochino difficile, un pochino delicato, il fascismo, no? E lui si dichiarò elegantemente non fascista, non antifascista, perché sennò l'avrebbero bloccato e stroncato. Lui disse era un non fascista, però anche in quel tempo non risparmiò, in maniera elegante, non risparmiò di dare delle frecciate al potere, anche a quel potere in cui era abbastanza,
abbastanza. E morì nel 1950, quindi non tantissimo fa, se vogliamo. E il Presidente della Repubblica Einaudi in quell'anno lì lo nominò senatore a vita. Lui poco dopo cominciò a avvicinarsi alla morte e lui disse: il presidente Einaudi mi ha nominato senatore a morte, anzi il senatore a vita, senatore a morte, perché infatti dopo pochi mesi morì di questa cosa lì. E quindi di Trilussa Andrea ci leggerà Questione di pelle. Ecco, scusate, prima di leggere devo rettificare una cosa, scusarmi perché prima non ho ringraziato Daniela Losi, che è presidente del Centro Anziani Antonio Conti di San Marco, che è qui oggi presente fra noi, e la ringrazio moltissimo per la sua presenza. Vengo alla mia poesia. Questione di pelle. Che cane buffo, e dove l'hai trovato? E il vecchio mi rispose: è brutto assai, ma non me lassa mai, si è affezionato. L'unica compagnia che mi è rimasta fra tanti amici è sto lupetto nero. Non è di razza, è vero, ma m'è fedele e basta. Io non faccio questioni di colore. Le azioni buone e belle vengono su dal cuore, sotto qualunque pelle. Anche qui c'era la morale dentro, no? Ecco, in un momento in cui il razzismo si riaffiora tutti i giorni nella nostra cosa, quindi allora. Questa è la volta invece, come vedete, siamo tutti coinvolti. Ora è la volta di Alberto Bruttini, che ci ha da anche lui declamare una poesia. Lascia il computer temporaneamente e declama la poesia di Pablo Neruda. Pablo Neruda è uno pseudonimo di Riccardo Reis Basoalto. Nasce appunto, è il cileno, lui è cileno, è un poeta, diplomatico, politico, appunto faceva parte anche del collaboratore di Allende, che è stato, come dire, tragicamente ucciso nel colpo di Stato di Pinochet nel 1973, e infatti fu preso e ufficialmente dopo pochi mesi dissero che questo grande poeta, che era contro la dittatura, aveva avuto un tumore ed era morto solo pochi mesi dopo il colpo di Stato. È una combinazione, questa combinazione. Ma pochi hanno creduto a questa versione, ma sicuramente il regime in qualche modo ha fatto sì che invece di riprendere la via dell'esilio, che dall'alto livello del poeta che era, poteva fare ancora paura a quel regime, anche se veniva in Europa. E videro bene che in Europa non ci fosse mai arrivato. E quindi muore a Santiago del Cile, appunto lo stesso settembre 1973. E di Pablo Neruda, Alberto Bruttini ci leggerà Corpo di donna. Una breve premessa. Pablo Neruda è il mio poeta preferito. E quella che vi narrerò fra poco, la devo leggere, perché la prima parte me la ricordo, la seconda parte, sapete bene, a una certa età si tende a dimenticarsene. Questa poesia, Corpo di donna, fa parte è il mio giovanile cavallo di battaglia. Capirete il perché quando ve lo leggo. Corpo di donna, bianche colline, cosce bianche. Tu rassomigli al mondo nel tuo atteggiamento d'abbandono. Il mio corpo di contadino selvaggio ti scava e fa saltare il figlio dal fondo della terra.
Sono stato solo come una galleria. Da me fuggivano gli uccelli e in me la notte entrava con la sua invasione possente. Per sopravvivermi ti ho forgiata. Come un arco, come una freccia al mio arco, come una pietra nella mia fionda. Ma cade l'ora della vendetta e ti amo. Corpo di pelle, di muschio, di latte avido e fermo. Ah, le coppe del petto, ah, gli occhi dell'assenza, ah, la rosa del pube. Ah, la tua voce lenta e triste. Corpo di donna mia, persisterò nella tua grazia. La mia sete, la mia ansia senza limite, la mia strada indecisa. Oscuri fiumi, dove la sete eterna continua, e la fatica continua, e il dolore infinito. Grazie. Ed ora andiamo a un altro poeta, scrittore, Giuseppe Giusti. Anche lui è un poeta che è nato a Monsummano Terme, anche lui è toscano, toscanacci, i nostri grandi poeti. Nasce da una ricca famiglia di proprietari terrieri, ma lui era un po', come dire, anche lui ribelle, non si adattò subito a quella vita così, ma si affacciò anche in politica, ne fece anche, non dimentichiamoci, allora ancora non c'era l'Italia unita, perché lui è nato nel 1809, proprio nei primi anni dell'Ottocento, quindi ancora si era in una fase pre-risorgimentale, con l'Italia ancora tutta spezzettata, non ancora unita, granducati, regni, sottoregni, la Chiesa con le sue terre, eccetera, eccetera. Per cui il nord Italia conquistato, occupato dall'Austro-Ungarici, eccetera. Quindi c'era un anelito, no? di cose, poi vedremo nella poesia successiva, che ci presenterà Emilia Rossi, ma quella successiva c'è un anelito di ribellione contro queste occupazioni, soprattutto nella parte nord del nostro paese, della nostra Italia, non ancora unita. Quindi anche lui aveva sempre questo spirito un po' ribelle che si esprime anche nelle poesie. E Emilia ci presenterà l'unica farcoppiola in questo caso, perché abbiamo tutto spezzettato, ma lei l'abbiamo tenuta insieme perché sono due versettini abbastanza piccoli. E quindi ci presenterà di scriver versi, di Giusti sempre, e i sette peccati mortali. Quindi il microfono a Emilia Rossi. Vai Emilia. Di scriver versi un giorno mi girò, ma privo di poetica virtù, mi posi con Apollo a tu per tu e cucinai le muse in fricandò. Adesso ho conosciuto il qui pro quo e ne ringrazio il buon Signor Gesù. Lascio le rime e non ci penso più. E che sono? No. È che sono una bestia, anch'io lo so. Ma il Monte Verdi non si pente ed è, né credo di peccare in vanità, un briciolin più asino di me. Pregatelo che smetta in carità, che nel 1833 poeti come noi fanno pietà. Questi sono i sette peccati mortali. Allora,
quella superbia, piena di se stessa, dura, arcigna e dritta come un fuso, passa e calpesta la folla sommessa. Lì l'avarizia, che raggrinza il muso e conta e trema in veste ricucita, pascendo l'occhio d'un sacchetto chiuso. Poi la lussuria, stracca e rifinita, con borsoni di piombo all'occhio sceno e con la pelle in carta pecorita. Vien dopo l'ira, che sputa veleno e grida al diavolo che la porti via. Ogni sbarra spezzando ed ogni freno. La gola arrota i denti per la via, lurida, guercia e secca allampanata, si lecca labbri e annusa un'osteria. L'invidia, gialla come una frittata, si mangia dentro e s'arrovella invano, e tra gente che balla è disperata. Con una trippa da padre guardiano, l'alma poltroneria sudicia, brulla, sbadiglia e canta con le mani in mano. Brava. Brava Emilia, perché non erano nemmeno facili questi. Allora, passiamo ora a un'autrice, Ada Negri, che tutti abbiamo in qualche modo incontrato a scuola, anche perché era lei stessa un'insegnante arrivata al diploma con estrema difficoltà, non perché non avesse voglia di studiare, ma perché era una famiglia poverissima, ed è la prima poetessa che poi si è appunto affermata, proveniente dalla classe operaia, diciamo, dalla classe operaia. Con tanti sacrifici la mamma riesce a farla studiare, a fargli prendere il diploma. Ma è successivamente a quando esce una sua opera, che dopo l'edizione della Fatalità, un'opera chiamata Fatalità, che si afferma così in maniera così estesa e così poderosa, che gli viene conferito il titolo di professoressa, gli viene honoris causa, si direbbe oggi, professoressa. E con quel titolo può insegnare ai licei, altrimenti doveva insegnare fino alle scuole medie. Quindi una persona che sapeva rapportarsi con la gente, molto amata nel mondo appunto della scuola. E fra l'altro, lei nasce nel 1870 a Lodi, questa invece era lombarda, diciamo così. L'ultima sua opera, chiamata fu Oltre, pubblicata postuma, cioè dopo la sua morte, trattava una lettura che proponeva una lettura geografica, cioè di tutta la vita, di tutte le opere, di Santa Caterina da Siena. L'ultima opera postuma uscita di Ada Negri si interessava di interpretare un modo nuovo di vedere Santa Caterina da Siena. Fu la prima donna a divenire membro dell'Accademia Italiana. E quindi il bambino di poesia di Ada Negri ce la presenterà Vera Castellini. Vorrei aggiungere a ciò che ha detto Pierluigi, che Ada Negri è una delle poche donne che sono state scelte
anche stasera nelle poesie da leggere. C'è una stragrande maggioranza di uomini. Ada Negri, e poi ci sarà quella che ne segue, che leggerà una poesia sempre di una donna. E Ada Negri, nella poesia che vi dirò, riesce a fare un quadretto. Come un pittore usa il pennello, Ada Negri usa le parole per fare il quadretto di questo bambino. E sentirete con che freschezza e con che arguzia riesce a darci questa immagine. Come trovo dipinto il mio bambino a fin di desinare, come trovo dipinto il mio bambino a fin di desinare, è uno sgomento, ha le patacche addosso a cento, e la bocca color di stufatino, al nasetto si sa tinto di vino, e sulla fronte un po' di condimento, uno spaghetto appiccicato al mento che li ciondola giù nel grembiulino. E sfido io, in tutto mesta e in tutto tocca, e si strofina la forchetta in faccia e stenta un'ora per trovar la bocca, e son tutti i miei strilli inefficaci. Lui, vecchio volpone, apre le braccia e io gli netto il muso con i miei baci. Ed ora è una poesia di Angela Babbucci, di cui abbiamo scoperto, Andrea aveva un librettino, perché noi facciamo le ricerche attraverso internet, ma non l'avevamo trovato. Questa è una poetessa qui locale, ma dal momento che Giuliana ha scelto questa poesia, evidentemente è una poesia, è una persona che gli ha toccato in qualche modo il cuore da queste. Quindi noi rispettiamo in maniera convinta questo desiderio di recitare questa poesia, La nascita del primo nipotino, Angela Babbucci. Reciterà appunto Giuliana Porciatti. La nascita del primo nipotino. Quel giorno, rammento, era mercoledì, andai al mercato. Non pensavo, per non pensare al parto programmato. Stordita giravo fra le brancarelle, ma il mio cervello viaggiava fra le stelle. Come sarà questo nipotino che mi renderà nonna per primo? Le scarpe mi adocchiavano su a denti. Compraci, vedrai e non te ne pentirai. Ce l'avete le scarpe da neonato? Datene un paio celesti per poter correre su prati. Gli abiti più disparati mi venivano contro su a denti, ma io pensavo, porto una tutina al mio bambino. Ci sarà ancora più carino. Anche questo golfino è delicato, è molto adatto per chi è appena nato. Acquisto una copertina soffice col merletto per tenere più alto, più caldo il mio angioletto. Non mi interessa altro, in clinica corro a passo scaltro, il cuore per l'emozione trema. Del corpo si diffonde un cancalore. È nato, si sente annunciare dal dottore. Avvolgo con tenero sguardo la dolce figurina, è un gran bene che voglia il mio piccino. Ora è la volta invece della dicitrice Vanna Roncucci, che ci presenterà una poesia di Francesco Pastonchi. Francesco Pastonchi è un poeta a tutto tondo, nasce a Rivaligolo nel 1874, quindi è un poeta concreto, con versi tesi alla ricerca della bellezza formale.
normale, non romanticismo particolare, meno incline, diceva, meno incline alla intimità, diciamo, romanticistica, quindi una persona abbastanza concreta. Quindi di Francesco Pastonchi, appunto, il fiorire del pesco. L'esile pesco al marzo che lo allaccia fiorirebbe, ma vede ancora i monti troppo nevosi e teme che lo affronti da spriventi e una subita minaccia. Anche teme che il suo fiorir dispiaccia al grande pioppo, il re degli orizzonti, e al vecchio fico che a vegliarne pronti spiriti allarga le paterne braccia. Ma una tiepida notte, eccolo lo invade, un languore, un tremore, un desio folle. Poi, come un lungo anelito, è l'aurora, e vede se fulgente di rugiade chiuso in un roseo nembo di corolle che ai venti mattutini esita e odora. Bravo. Ma io voglio indicare che siamo un po' più là del metà percorso. La passione, la serietà con cui è stato preso a cuore questo compito di indicare, noi non abbiamo diciamo costretto le persone a prendere i pezzi li hanno scelti le persone, e quindi si sentono veramente, come dire, immersi nelle poesie che recitano, che dicono, che leggono, proprio perché hanno fatto questa scelta, e questa passione, questa cosa fa onore veramente a loro che sono dicitrici e dicitori, e fa onore anche a tutto il centro, perché veramente si è creato un gruppo di persone veramente sensibili, che quando uno è sensibile all'arte, sensibile alla cultura, è una persona migliore anche della media nella vita quotidiana. E questa volta invece, di nuovo abbiamo già detto di Giovanni Pascoli, Valentino è stata scelta da Raffaella Turchi, e Raffaella ce la leggerà. Oh Valentino vestito di nuovo, come le brocche dei biancospini, solo a piedini provati dal rovo, porti la pelle dei tuoi piedini, porti le scarpe che mamma ti fece, che non mutasti mai da quel dì, che non costarono un picciolo, invece costa il vestito che ti cucì, costa che mamma già tutto ci spese, quel tintinnante salvadanaio. Ora esse vuoto, e cantò più di un mese per riempirlo tutto il pollaio. Pensa, a gennaio che il fuoco del ciocco non ti bastava, tremavi ahimè, e le galline cantavano. Un cocco, ecco, ecco, un cocco per te. Poi le galline chiocciarono, e venne marzo. E tu, magro contadinello, restasti a mezzo, così con le penne, ma nudi piedi, come un uccello. Come l'uccello venuto dal mare, che tra il ciliegio salta e non sa, oltre il beccare, il cantare, l'amare, ci sia qualche altra felicità. Bravo. Bellissima questa metafora, la mamma che gli ha fatto le scarpine di ciccio, quelle gli ha fatto lei, non costano niente, il vestitino invece costa, cioè, per riempire il salvadanaio che ha smosso, tutto il pollaio ha lavorato, le uova, no? Vendevano le uova e per comprare la stoffa, per comprare la cosa, e sotto questa metafora è veramente molto molto. E ora io vorrei presentare di Leopardi. Leopardi è un grande poeta tormentato per la salute, problemi di salute, problemi anche di un genitore, specialmente il babbo severissimo che l'aveva praticamente segregato, e quindi lui guardava molte osservazioni che ha fatto nelle sue poesie dalla finestra, dall'alto, dal
Paterno Ostello sarebbe il luogo, la casa paterna, lui guardava, vedeva la vita che pulsava intorno. Poi fino al punto però se ne andò via, tant'è vero che poi è morto a Napoli, è nato nel 1798, quindi addirittura un po' più vecchio della media di quelli che si ho visti finora, è morto a Napoli nel 1837, quindi a 39 anni, non era che campò tantissimo, ma andò a trovare il suo sbocco anche in quella città, finalmente scappato, sfuggito da questa gabbia dorata, perché era una famiglia, aveva soldi, non è che era una povera famiglia. Quindi, e ce la presenta una persona che io sono molto contento, tutti noi siamo molto contenti che sia qui. Gianni Gatti è uno che è ospite, viene tutti i giorni, collaboriamo anche con come sapete, con la Mimosa, e lui è uno che tutti i giorni è ospite della Mimosa. E siccome ama molto la poesia, ama molto le storie anche di Siena, le varie, per cui gli è stata fatta da Andrea questa proposta di poter partecipare insieme a noi questa sera, come sarebbe anche bello potesse venire anche qualcuno del Butini Burke, roba del genere, e quindi siamo felici che Gianni Gatti sia qui con noi e infatti ci declamerà il passero solitario di Leopardi. Buonasera. Bene. Vi ringrazio. Sto per leggere, io sono un amante delle poesie, come probabilmente siete qualche di voi. Vai davanti al microfono. Sì, e parlare di uno come il grande Leopardi, che secondo me è stato il più grande, mi fa onore. La poesia è il passero solitario. Din sulla vetta della torre antica, passero solitario alla campagna cantando vai finché non muore il giorno, ed erra l'armonia per questa valle. Primavera d'intorno brilla nell'aria e per gli campi esulta, sì che a mirarla intenerisce il cuore. Odi greggi belar muggire armen, gli altri augelli contenti a gara insieme per lo libero ciel fa mille giri. Pur festeggiando il loro tempo migliore, tu pensoso in disparte il tutto miri. Non compagni, non voli, non ti hal d'allegria, schivi gli spassi, canti e così trapassi dell'anno di tua vita il più bel fiore. Oimè, quanto somiglia il tuo costume al mio, sollazzo e riso della novella età dolce famiglia. E te, Germán di giovinezza, amore, sospiro acerbo dei provetti giorni, non curo. Io non so come, anzi da loro quasi fuggo lontano, quasi romito e strano al mio luogo natio. Passo del viver mio la primavera. Questo giorno ormai cede alla sera, festeggiar si costuma nel nostro borgo. Odi per lo sereno un suon di squilla, odi spesso un tornar di ferre e canne che rimbomba lontan di villa in villa. Tutta vestita a festa la gioventù dell'oro lascia le case e per le vie si spande e mira ed è mirata in corsa allegra, io solitario in questa rimota parte della campagna uscendo. Ogni diletto è gioco, indugio in altro tempo, e intanto il guardo steso nell'aria aprica. Mi fere il sol che tra lontani monti, dopo il giorno sereno, cadendo si dilegua,
e par che dica che la beata gente vien meno. Tu, solingo augellin venuto a sera, del viver che daranno a te le stelle, certo del tuo costume non ti dorrai, che di natura è frutto. Grazie. Bella questa metafora, era lui il passero solitario, uguale all'uccellino, sì, era effettivamente lui. Ora l'altra poesia che Guido ci declamerà appunto è San Martino. San Martino era una festa, l'11 novembre, la festa del vino nuovo. Allora sì, io non so se viene festeggiata anche ora in Toscana. Allora usava festeggiare la maturazione del vino nuovo l'11 per San Martino. E quindi è una festa cittadina, in contrasto poi con la tempesta del mare lì nei dintorni. Si tratta di Carducci, quindi si tratta della Riviera Toscana, eccetera, eccetera. Quindi Guido ci declamerà appunto San Martino di Giosuè Carducci. La nebbia agli irti colli piovigginando sale e sotto il maestrale urla e biancheggia il mar. Ma per le vie del borgo, dal ribollir dei tini, va l'aspro odor di vini l'anime a rallegrare. Gira sui ceppi accesi lo spiedo scoppiettando, sta il cacciator fischiando sull'uscio a rimirare. Tra le rossastre nuvi, stormi d'uccelli neri, come esuli pensieri nel vespero migrar. L'ha già fatto. Questo l'ha già fatto. La quiete dopo la tempesta deve fare. Ma non ce l'ha. No. Il passo l'ha già fatto, il passo lo solitario l'ha già fatto. Scusate. Aspetta. Il sabato del villaggio. Scusa, il sabato del villaggio. Va bene. Sì. Va bene, sei pronto per il sabato nel villaggio? Posso? Una poesia appunto anche qui molto molto profonda per quanto riguarda la metafora, cioè che certe volte è meglio il sabato del giorno della festa, è meglio la vigilia, l'attesa, la grande cosa poi veramente della festa, e anche qui dà degli insegnamenti. Prego Gianni. Il sabato del villaggio. La donzelletta viene dalla campagna in sul calar del sole, col suo fascio dell'erba, e reca in mano un mazzolino di rose e di viole, onde, siccome suole, ornare ella si appresta, di mani al dì di festa, il petto e il crine. Siede con le vicine sulla scala a filar la vecchiarella, incontro là dove si perde il giorno. E novellando vien del suo buon tempo, quando al dì della festa ella si ornava ed ancor sana e snella solea danzar la sera intra di quei che ebbe compagni dell'età più bella. Già tutta l'aria in bruna, torna azzurro il sereno e torna l'ombre giù da colli e da tetti al biancheggiar della recente luna. Or la spilla dà segno della festa che viene, e da quel son diresti che il cor si riconforta, i fanciulli gridando sulla piazzola in frotta, e qui e là saltando fanno un lieto rumore. E intanto riede alla sua parca mensa, fischiando il zappatore, e seco pensa al dì del suo riposo. Poi quando intorno spenta ogni altra fascia e tutto l'altra fascia
odi il martel picchiare, odi la sega del legnaiol che veglia nella chiusa bottega alla lucerna e sa fretta e sa d'ofra di fornir l'opra anzi il chiarir dell'alba. Questo di sette è il più gradito giorno. Pien di stella, di gioia, di man, tristezza e noia, recreando le ore. E dal travaglio usato, ciascuno il suo pensiero farà ritorno. Garzoncello scherzoso, potesta te fiorita e come un giorno di allegrezza piano. Giorno chiaro, sereno. Scusate, perché va di qua, se no faccio un errore. Ora, non mi scuserete. Giorno chiaro, sereno, che precorre alla festa di tua vita. Godi, fanciullo mio, stato soave, stagion lieta e codesta, altro dirti no, ma la tua festa, tanto tarda a me, non ti sia grave. Ed ora Angelo al secondo giro ci presenta L'Aquilone di Giovanni Pascoli. Sentiamo un po' se anche qui, come in quella precedente, ce l'avete visto e dice al fanciullo goditi la vita perché poi il domani è un po' come Lorenzo il Magnifico, di domani non v'è certezza. Anch'io faccio una premessa. Io sono nato in un paese della campagna in provincia di Milano e quando c'erano giornate ventose come oggi, per noi era una manna. Si costruiva gli aquiloni, si andava dal tabacchi, si comprava la carta velina colorata per fare l'aquilone e tutti gli anelli. Poi c'erano, mi ricordo sempre, queste tendine tipo avvolgibili nelle finestre con queste stecchine che le prendevamo perché erano molto flessibili e si costruiva questo aquilone. Oggi le vendono di plastica, non sanno più nemmeno come si fa a costruirli. C'è qualcosa di nuovo oggi nel sole, anzi d'antico. Io vivo altrove e sento che sono intorno nate le viole. Sono nate nella selva del convento dei Cappuccini, tra le morte foglie che al ceppo delle querce agita il vento. Si respira una dolce aria che scioglie le dure zolle e visita le chiese di campagna che erbose hanno le soglie. Un'aria d'altro luogo e d'altro mese e d'altra vita, un'aria celestina che regga molte bianche ali sospese. Sì, gli aquiloni. E questa una mattina che non c'è scuola. Siamo usciti a schiera tra le siepi di rovo ed alba spina. Le siepi erano brulle, irte, ma c'era d'autunno ancora qualche mazzo rosso di bacche e qualche fior di primavera bianco. E sui rami nudi il petirosso saltava e la lucertola il capino mostrava tra le foglie aspre del fosso. Or siamo fermi. Abbiamo in faccia Urbino, ventoso. Ognuno manda da una balsa la sua cometa per il ciel turchino. Ed ecco, ondeggia, pencola, urta, sbalza, risale, prende il vento. Ecco, pian piano, tra un lungo di fanciulli urlo, si innalza, e ruba il filo dalla mano, come un fiore che fugga sullo stelo esile e vada a rifiorir lontano. Si innalza. E i piedi trepidi e l'anelo petto del bimbo e l'avida pupilla e il viso e il cuore porta tutto in cielo. Più su, già come un punto brilla lassù, lassù. Ma ecco una ventata di sbieco, ecco uno strillo alto. Chi strilla? Sono le voci della camerata mia, le conosco tutte all'improvviso, una dolce, una acuta, una velata.
a uno tutti vi ravviso, o miei compagni, e te sì, che abbandoni sull'omero il pallor muto del viso. Sì, dissi sopra te le orazioni e piansi, eppur felice te che al vento non vedesti cader che gli aquiloni. Tu eri tutto bianco, io mi rammento, solo avevi del rosso nei ginocchi per quel nostro pregar sul pavimento. O te, felice, che chiudesti gli occhi persuaso, stringendoti sul cuore il più caro dei tuoi cari balocchi. O dolcemente, so ben io, si muore la sua stringendo fanciullezza al petto, come i candidi suoi petali, un fiore ancora in boccia. O morto giovinetto, anch'io presto verrò sotto le zolle, laddove dormi placido e soletto. Meglio venirci ansante, roseo, molle di sudor, come dopo una gioconda corsa di gara per salire su un colle. Meglio venirci con la testa bionda, che poi che fredda giacque sul guanciale. Ti pettinò coi bei capelli a onda tua madre, adagio per non farti male. Ed ora continuiamo con Giovanni Pascoli, con la poesia La nonna, che verrà presentata da Vera Castellini. Allora, un altro quadretto. Ancora le parole per creare questa immagine casalinga di una nonna che purtroppo una grave malattia ha costretto a casa, ha costretto a sedere. Il Parkinson non gli consente di poter andare e girare, quindi è ferma nel canto del fuoco. Però intorno a lei ci sono i bambini, anche lei, perché allora si teneva in casa i vecchi e i bambini, tutti. E il quadretto che ne viene fuori è triste, purtroppo, però è molto suggestivo, secondo me. Tra tutti quei riccioli al vento, tra tutti quei biondi corimbi, sembra quel capo d'argento dicesse col tremito: bimbi, sì, piccoli, sì. E bimbi cercavano in festa, talora con grido giulivo, le tremule mani, la testa, che avevano solo di vivo, solo quel povero sì. Sì, solo sì, sempre, dal canto del fuoco, dall'umile trono, sì, per ogni scoppio di pianto, per ogni preghiera, perdono, sì, voglio, sì, 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 pure al lettino del bimbo malato. La morte guardava, la morte presente in un angolo, la tremula testa dell'ava, diceva sì, sì, sì sempre, sì solo. Le notti lunghissime, altissime, nera muoveva ai lamenti interrotti. La morte nell'angolo c'era, quel tremulo sì, quel sì presso il letto. E si prese la nonna, la prese, lasciandole vivere il bimbo. Si tese quel capo in un brivido blando, nell'ultimo sì. Ed ora, ritornando a Giusti, tocca a me, faccio una dedica. Una dedica al mio fratello Graziano, perché è lui che mi ha pregato, ha voluto che questa poesia, che evidentemente anche gli piace molto a lui, avendo lui anche altre cose poi da leggere, ha voluto che la facessi. È una non breve, ma diciamo anche per questo così valore affettivo la leggo molto volentieri. Dedicata appunto a mio fratello Graziano. Vostra Eccellenza, che mi sta in Cagnesco per quei pochi scherzucci di dozzina
E mica bella per antitedesco perché metto le birbe alla berlina. O senta il caso, avvenuto di fresco, a me che girellando una mattina capito in Sant'Ambrogio di Milano, sì, in quello vecchio, là, fuori di mano, m'era compagno il figlio giovinetto d'uno di quei capi un po' pericolosi, quel tal Sandro, autor d'un romanzetto ove si tratta di promessi sposi. Che fa il Nesci, eccellenza? O non l'ha letto? Ah, intendo il suo cervello, Dio lo riposi, in tutt'altre faccende affaccendato. A questa roba è morto e sotterrato. Entro e ti trovo un pieno di soldati, di quei soldati settentrionali, come sarebbe boemi e croati, messi qui nella vigna a far d'appali. Di fatto se ne stavano impalati, come sogliono in faccia generali, coi baffi di capecchio e con quei musi, davanti a Dio diritti come fusi. Mi tenne indietro, che piovuto in mezzo di quella maramaglia, io non le nego d'aver provato un senso di ribrezzo, che lei non prova in grazia dell'impiego. Sentiva un'afa, un alido di lezzo, scusi eccellenza, mi parean di sego in quella bella casa del Signore fin le candele dell'altar maggiore. Ma in quella che s'appresta il sacerdote a consacrar la mistica vivanda, di subita la dolcezza mi percuote, su di verso l'altare un suon di banda. Dalle trombe di guerra uscian le note come di voce che si raccomanda, d'una gente che gema in duri stenti e dei perduti beni si rammenti. Era un coro di verdi, il coro a Dio, là dei lombardi miseri assetati, quello o Signore dal tetto natio, che tanti petti ascossi e inebriati. Qui cominciai a non esser più io, è come se quei cosi doventati fossero gente della nostra gente. Entrai nel branco volontariamente. Che vuole ella, eccellenza? Il pezzo è bello, poi nostro e poi suonato come va. E con l'arte di mezzo e col cervello dato all'arte, l'ubbie si buttano là. Ma cessato che fu dentro bel bello, io ritornava a star come la sa. Quando eccoti per farmi un altro tiro, da quelle bocche che parean di ghiro, un cantico tedesco lento lento per l'aer sacro a Dio mosse le penne. Era preghiera e mi parea lamento d'un suono grave, flebile, solenne, tal che sempre nell'anima lo sento. E mi stupisco che in quelle cotenne, in quei fantocci esotici di legno, potesse l'armonia fino a quel segno. Sentia nell'inno la dolcezza amara dei canti uditi da fanciullo. Il core che da voce domestica gli impara ce li ripete i giorni del dolore. Un pensier mesto della madre cara, un desiderio di pace e di amore, uno sgomento di lontano esilio che mi faceva andare in visibilio. E quando tacque mi lasciò pensoso di pensieri più forti e più soavi. Costor, dicea tra me, re pauroso degli italici moti e degli slavi, strappa allor tetti e qua senza riposo schiavi li spinge a tenerci schiavi. Gli spinge di Croazia e di Boemme, come mandre a svernarne le maremme. A dura vita, a dura disciplina, muti, derisi, solitari stanno, strumenti ciechi d'occhiuta rapina che lor non tocca e che forse non sanno. E quest'odio che mai non avvicina il popolo lombardo all'alemanno, giova chi regna dividendo e teme popoli avversi affratellati insieme. Povera gente, lontana dai suoi, in un paese qui che le vuol male. Chissà se in fondo all'anima poi non mandi a quel paese il principale. Gioco che l'hanno in tasca come noi. Qui se non fuggo abbraccio un caporale, con la sua brava massa di nocciolo, duro e piantato lì come un piolo.
Bene, ora si va verso il finale con la fase un po' più allegre, diciamo così, e Graziano con l'uccelletto in chiesa, che del Trilussa era preso dalla mia dedica, spero di essere stato degno della sua voce. Bene, allora questo scherzoso pezzetto, l'uccelletto in chiesa, ce lo leggerà appunto Graziano. Scusate, ma io con quella bella dizione di Luigi mi ero talmente immedesimato, avevo perso l'uccello. Questo racconto, io ero adolescente e già si parlava, non come poesia, ma come forse una barzelletta dell'uccello in chiesa, quindi è vecchia. Io sento già Vera Castellini, la nostra regista, e dice: ma guarda questo che ci viene a leggere. Ormai stasera è andata. Allora, qualcuno l'attribuisce a Trilussa, ma invece il nostro Alberto Bruttini dice un certo Pocci, vero Alberto? Quindi Trilussa qui non c'entra niente, anche se la metrica della poesia ricorda un po' Trilussa. Allora vado. Era d'agosto e un povero uccelletto ferito dalla fionda d'un maschietto andò per riposare l'ala offesa sulla finestra aperta d'una chiesa. Dalle tendine del confessionale il parroco intravide l'animale, ma pressato dal ministero urgente rimase intento a confessare la gente. Mentre in ginocchio alcuni, altri a sedere, dicevano fedeli le preghiere, una donna, notato l'uccelletto, lo prese al caldo e se lo mise al petto. D'un tratto un cinguettio ruppe il silenzio e il prete a quel rumore il ruolo abbandonò di confessore. E scuro in viso, peggio della pece, si arrampicò sul pulpito e poi fece: fratelli, chi ha l'uccello per favore, esca fuori dal tempio del Signore. I maschi, un po' stupiti a tal parole, lenti si accinsero ad alzare le suole. Ma il prete a quell'errore madornale, fermi, gridò, mi sono espresso male. Rientrate tutti e statemi a sentire. Solo chi ha preso l'uccello deve uscire. A testa bassa, con la corona in mano, 100 donne si alzarono piano piano. Ma mentre se ne andavano, ecco allora che il parroco strillò: e sbagliate ancora! Rientrate tutte quante, figlie amate, io non volevo dir quel che pensate. Ecco, quello che ho detto e torno a dire, solo chi ha preso l'uccello deve uscire. Ma mi rivolgo e non ci sia sorpresa, soltanto a chi l'uccello ha preso in chiesa. Finì la frase e nello stesso istante le monache s'alzarono tutte quante e con il volto pieno di rossore lasciavano la casa del Signore. Oh Santa Vergine, esclamò il buon prete, fatemi la grazia se potete. Poi, senza fare rumore, dico piano piano, si alzi soltanto chi ha l'uccello in mano. Una ragazza che col fidanzato s'era messa in un angolo appartato, sommessa mormorò col viso smorto: che ti diceva, hai visto, e se ne è accorto. Ed ora continuiamo sempre nella fase di allegria. Il sorcio di città, il sorcio le campagna di Trilussa, che Vanna ci leggerà. Un sorcio ricco della capitale invitò a pranzo un sorcio. Un sorcio ricco, ovvia. Un sorcio ricco della capitale invitò a pranzo un sorcio di campagna. Vedrai che bel locale, vedrai come si magna. Er disse il sorcio ricco, sentirai, altro che le caciotte di montagna, pasticci, dorci, gnocchi, timballi fatti apposta, un pranzo con i fiocchi, una cuccagna. Li stessa sera il sorcio di campagna, nel traversare la sala, intravide una trappola annascosta.
Collega, disse, cominciamo male. Collega, disse, cominciamo male. Non ci sarà pericolo che poi... Ma che non c'è paura, gli ha risposto l'amico. Qui da noi ce l'hanno messa per coglionatura. In campagna, capisco, non si scappa, che se pio un pochetto di farina, c'hai la tagliola pronta e t'acchiappa. Ma qui, se rubi, non avrai rimproveri. Le trappole sono fatte per i micci. Ci vanno dentro gli sorcetti poveri, mica ci vanno le sorcetti ricchi. E ora sempre nell'ambito romanesco, la golaccia di Gioacchino Belli e Gianni, il nostro Gianni Gatti, che freme perché vuole dire anche una poesia di Siena, vero Gianni? Ora intanto diciamo questa di Gioacchino Belli. Permesso. Scusate. Prego, la golaccia. Questa è in romanesco. Quando io vedo la gente di sto mondo, più che ammucchia tesori e più si ingrassa, più ha fame di ricchezza e va una cassa, compagna al mare e che non abbia fondo, vuole una cassa piena di soldi. Dico, o mantra dei cieli, ammassa, turba i giorni tui, perduce il sonno, traffica, impiccia e poi viene il signor nonno col farcione e te stronca la matassa. La morte sta annascosta in l'orologio e ognuno può dire domani ancora sentirò battere a mezzogiorno d'oggi. Cosa fa il pellegrino poverello? Né l'intraprende un viaggio di qualcora, porta un pezzo di pane e abbasta qui. Io però, se mi permettete, siamo a Siena, volevo chiudere con una poesia senese e che almeno parli un po' della nostra città. Vai. Quando comincia la buona stagione, vai vicino al microfono, più vicino a me. Da solo, ecco, o insieme con altre persone, tutte le sere prima di andare a letto, io ho sempre per Siena a fare un giretto e verso il tocco la città è silente, trovo un giro soltanto poca gente e guardando le cose che ho d'intorno mi accorgo che è più bella è di giorno. Fantastica la piazza illuminata e contro il bianco della pietra usata per fare gli spicchi fino al gabinone risalta il color rosso del mattone. La cancellata intorno alla fontana, i colonnini come una collana e la torre e il palazzo comunale messi lì apposta a fare da fondale. Completa questa scena i bei palazzi, coi merli, con le trifore e i terrazzi, creando nella mente di chi vede un sogno bello che non ci si crede. Con gli occhi pieni di tanta bellezza scorgo il mondo presente e una dolcezza strana mi inonda il cuore ed il cervello e salgo su bel chiasso del Bargello. Via di città, la strada è costeggiata da palazzi che in una carrellata parviano davanti al guardar mio. Guardami bene, che sono bello anch'io. Sono belli e di notte salta fuori contrasto di ombre, di luci e colori, mattoni rossi, travertini grigi, torre merlata di palazzo Chigi, portavo immensi ed archi a sesto acuto, con infregate di ferro battuto, capolavori di un tempo lontano, mi guida fino a via del capitano, domo di notte
sotto i riflettori, trina di marmo coi nostri colori, guglie svettanti verso il cielo in coro, mosaici rilucenti tutti d'oro. Poi discendo la via di Monnagnese, palazzo del magnifico, le chiese, coi portali di marmo e gli scalini, discendo fino a via dei Pellegrini. E camminando sempre calmo e quieto, arrivo fino all'arco di via Aceto, San Domenico veglia la vallata, dove sta Ponte Grande addormentata. Dopo poco ripiglio la mia via, guardando la galluzza e Betteria, e penso quante gente sono passate per queste strade, sotto queste arcate, gente che il tempo ci ha portato via. E ricordo tanta nostalgia quando questa modesta cittadina fu l'ultima potenza di Bellina. I suoi maestri, artisti, i suoi pittori che lasciarono al mondo i suoi tesori. E chi difese Siena, quell'eroe, io lo sento presente come tra noi. E mentre penso a tutte queste cose di cui le nostre genti sono orgogliose, delle vicende e delle glorie sue, il campanone batte già le due. L'ora è tarda, bisogna andare a letto, anche se tutto non si sarebbe detto, pensando quanto siamo fortunati in questa nostra Siena essere nati. Grazie. Grazie a te, grazie a te Gianni. Allora, finale con due canti che Maria Grazia Tognazzi ci presenterà, Canzone di Achille e poi successivamente Quando ero giovane. E con questo andremo a concludere, salvo qualche fuori programma. Allora, io volevo dire una cosa. Queste due canzoni, prima di tutto scusate il canto, i pomodori tirateli piano perché fanno male, erano canzoni che cantava sempre la mia mamma, cose, perché lei cantava le sue vecchie belle canzoni, però anche queste canzoncine popolari. Provo. Un giorno mentre Achille passeggiava, le vide tre ragazze belle assai. Ad una tutte le guardava, di chi è del loro amore ci pensava. Le disse: ragazzine, vorrei moglie pigliare, una di voi, credetemi, me la vorrei sposare. Scegliete chi mi vuol, faccio le cose al vol, in una settimana me la porto con me sol. Argia disse: pronta, ci son io, che ti vuole sposar come tu brami. Ma Lida le rispose: giurar mio, sarai mio sposo, basta che mi chiami. Ma la Giuditta sbraita: vo che sia mio Achille, se no fa una battaglia da faffo caffaville. Sì. Lo spigliano, l'abbracciano ben forte, lo pigliano e lo buttano giù di botto. Achille pare un condannato a morte, stando dalle ragazze proprio sotto. Dai, per pietà lasciatemi, mi sento soffocare, curo troppo il solletico, mi farete ammalare. Oh Dio, santo Gesù, oh, non ne posso più, ho dimenticato tutte le parole. Allora, Ce l'ho lì scritte. Scusate. Allora, chi gli leva le scarpe e chi il cappello, chi gli leva la giacca e i pantaloni, fin le mutande levarono a quello, parevano a vederle tre leoni. Achille impaurito si dette lì a scappare, benché scalzo in camicia si dette lì a gridare: oh Dio santo Gesù, io non ne posso più, maledetto le donne, non le voglio sposar più. Scusate. Brava. La so a memoria. Quest'altra, va.
Vai. Quando ero giovane, tesi una mano, chiappai una passera in mezzo al grano. Ora son vecchio, non tendo più, e di quelle belle passere non le chiappo più. Grazie, scusate. Allora, pare ci sia un fuori programma. Lo spettacolo è concluso, ma c'è un fuori programma. Fuori programma, è una cosa che io e lei ci mancano. Però, andiamo. E tirati la marruffi, che mi son pettinata, la serva si è besata a bocconboni e trappoli a piccioni e patatine arrosto, la serva si è ben rosto, ci sta bene, fanno di buone cene, migliori desinari, finché ci sono i soldi nel borsello e bevano l'acquarello ed anche del meglio vino. Curato di San Martino glielo conserva, dice il prete alla serva, non lo sposare vista, farà vita trista e sconsolata, polenta e farinata, la sera e la mattina. Pensaci poverina a quel che fai, e passerai le pene, le passerai i guai. Pensaci di bene in tua vecchiaia, e sentilo il can che abbaia. Non l'avevo visto. Dice le sue parole, dice che moglie vuole, non la piglia, e mettiti la mantiglia, e manicotte e guanti. Siamo arrivati a Santi e il freddo viene, lo sai non ti conviene andare a letto sola, che sotto le lenzuola c'hai paura, e tirati la marruffi, e tirati la marruffi. Bella! Bravi, bravi, bravi. Allora, lo spettacolo, la parola al presidente, lo spettacolo, la serata di poesia è terminata. Vi ringrazio dell'attenzione e della pazienza e la parola al presidente. Quindi non solo poesia, canti, cori e via, e anche dei fuori programma. Grazie a tutti. Adesso, come al solito, si concluderà con il nostro tè e con dolci casalinghi freschissimi fatti da questa mattina. Complimenti a tutti, complimenti anche a tutti i nuovi entrati nel gruppo di lettura, e vi ricordo nuovamente che sabato ci sarà il pranzo e domenica ci sarà lo spettacolo teatrale, quindi tutti qui domenica, anche perché è uno spettacolo rimandato più volte e quindi nel programma che abbiamo distribuito non c'è, quindi cerchiamo di fare anche propaganda fra di noi per far partecipare le persone. Grazie a tutti, grazie di questa serata molto bella, della vostra presenza e alla prossima.